L'antimicrobico resistenza, una pandemia silenziosa da arginare rapidamente, è stato il tema al centro del convegno organizzato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara con il contributo della Federazione Nazionale. L'uso scorretto e l'abuso di antibiotici sono considerate le cause della crescita e della diffusione di microrganismi resistenti alla loro azione, con conseguenze perdita di efficacia. Ma quale il motivo di pandemia silenziosa? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Fazi, direttore dell'unità operativa complessa virologia e microbiologia ospedale di Pescara. La pandemia silente è stata definita dall'OMS la nuova pandemia causata da germi, in particolare batteri, che sono antimicrobico resistenti. Alcuni di questi sono multi-drug resistant, cioè che significa? Sono resistenti veramente a una quantità notevole di antibiotici. Addirittura ce ne sono alcuni che sono PALN resistant, cioè praticamente resistenti a tutti. È naturale che è una situazione che porta a malattia ed a morte, soprattutto i soggetti defedati, immunodepressi, anche perché la maggior parte di questi batteri sono batteri opportunisti. I veri patogeni, come ad esempio lo Streptococcus pyogenes, o volendo parlare di un patogeno non, che esiste ma che insomma ha decretato diciamo, nell'uomo la modificazione di alcuni comportamenti, e parlo di Yersinia pestis, questi due patogeni sono praticamente sensibili a tutto e quindi solitamente non sono antibiotico resistenti. Gli opportunisti invece sono quelli che vivono anche come saprofiti. Anche dentro di noi, magari in una situazione di salute, ma quando una persona si ammala, appunto questi opportunisti, che sono multidrug, prendono il sopravvento. Perché? Perché le difese ovviamente si abbassano, le difese immunitarie, e quindi si sviluppano questi batteri che alla fine purtroppo portano a serie malattie e anche alla morte dei soggetti. Ora, si è visto che se diciamo, il trend sarà questo anche nei prossimi 30 anni, nel 2050 il numero di morti causati da batteri multidrug resistant supererà quello dei morti causati dal cancro e dagli incidenti stradali. Ecco perché si parla di pandemia silente. Intanto si avvia una collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Sì, in Abruzzo saremo i primi ad avere la possibilità, grazie all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che già da tempo collabora con noi, avremo la possibilità di generare un network, una rete dove tutti gli operatori della sanità avranno la possibilità di avere dei report sulla multidrug resistant organism, quindi praticamente i geni di resistenza di questi che hanno appunto questi batteri, grazie a un sequenziamento whole genoma, cioè l'intero genoma, che sarà eseguito presso i favolosi laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo.